Quest'anno Upload è stato particolarmente complesso. C'è stato motivo di discutere con tutti i giudici, si è visto tante esibizioni molto eterogenee e anche molto diverse. I ragazzi hanno spaziato in varie lingue, in vari generi. Assegniamo il premio come vincitrice del contest di Upload Sounds 2020. Grazie. La prima, Mario Moroso. Also ich habe mit 6 Jahren mit Schlagzeugspielen angefangen, bin dann später zu Gitarre gekommen und auch zum Klavier. Ich habe angefangen mit 14, 15 Jahren meine ersten Lieder zu schreiben, immer auch inspiriert von Folk- und Rockbands, die ich gerne gehört habe. Also ich habe schon mal vor Upload Sound gespielt, deswegen wusste ich so in etwa, wie das eben ist mit einer Jury. Trotzdem war ich sehr, sehr aufgeregt. Ich habe viel geprobt und war eigentlich lange nicht mehr so aufgeregt, ein Konzert zu spielen. Vor allem, weil ich wusste, dass da halt echt Leute und Profis auch in der Jury sitzen, die mich bewerten und ja. Also, ich bin sehr, sehr überrascht, dass ich jetzt den ersten Platz bei Upload gemacht habe. Hätte ich nie gedacht. Es sind so viele gute Bands, oder so viele gute Bands haben sich da eingeschrieben. Und ich bin eigentlich da mit den Gedanken hineingegangen, in der Kategorie 21 mitzuspielen und jetzt den ersten Platz gemacht zu haben. Also ja, ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Ich habe bereits im Herbst einen Vertrag unterschrieben, mit einem österreichischen Label eine CD aufzunehmen. Und durch Upload Sound ist es natürlich einfacher, dies zu realisieren, und ich hoffe eben auf nächstes Jahr diese CD rausbringen zu können. Zudem habe ich auch ein Duo-Projekt, wo ich auch eine CD releasen werde im nächsten Jahr. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Per quanto riguarda la mia parte professionale, un pochino che ho portato all'interno di questa giuria quest'anno, io mi occupo fondamentalmente di concerti, lavoro in Locusta, che è un'agenzia italiana di concerti, ne facciamo tanti, noi di lavoro ascoltiamo una trentina di band al giorno che si propongono via mail tramite i nostri canali, e quindi l'ascolto è parte integrante di quello che facciamo. E quindi sicuramente per me è una situazione abbastanza familiare, come è familiare anche tutto il contesto di Upload ormai, con cui collaboriamo da un po'. Quest'anno ci sarà anche un premio Locusta, nel senso che una band di quelle che hanno partecipato quest'anno avrà un concerto organizzato da noi. I can tell you I've been lost now. My name is Baiba, and I'm producing and playing electronic pop music. I have a solo project, I perform alone on the stage, and I have recorded now an album which will be released in February, and I'm super excited because since I started to do the music production, this is the first record which actually represents what I do on my own. It's somehow symbolic actually to play at the finals and also to get the second place, because I think that the Upload Sound community and the network has been with me from the very beginning when I started this journey as a professional musician. Oh, sono un fan. Scusa. Vai, vai, I don't know how to say it in Italian or in English. Let's start with Italian, then we'll say it in English. Gut, dann vielleicht spreche ich noch in Deutsch mit dir, weil du das verstehst. Schauen wir mal.
Like in general, it was such an amazing day because I think that the Upload Sound team did such a great job in providing an experience for an artist. I have actually already enough songs to release a new EP, so I'm gonna release an album in February and we'll just start to work on a new EP. So I'm super grateful that now I have some financial support that I can just invest and push things out and keep on doing music. E per quanto riguarda il livello delle band che abbiamo trovato quest'anno rispetto a quelle con cui lavoriamo, di sicuro c'è un gap, anche se noi come agenzia molto spesso ci interfacciamo anche con band, non dico le prime armi, però sicuramente fra quelle emergenti, fa una parte integrante del nostro core business, quello di prendere proprio nuovi talenti e lanciarli nel mercato. Di sicuro c'era qualche progetto un pochino più indietro e qualcuno indubbiamente più interessante, qualcuno era addirittura per certi versi quasi pronto. Noi siamo in Cartapesta e ci definiamo post quarantena perché sostanzialmente abbiamo registrato tutto dopo il nefasto periodo del lockdown. Come quando fuori piove, io vedo quello che non va. Stasera provo cose nuove, stasera è meglio stare insieme, va. Non va. Beh, noi facciamo un indie pop italiano, siamo sempre stati tutti amici. Ragazzi, complimenti! Grazie mille. E questo è il vostro. Dankeschön. Grazie mille. Yeah. Thank you. That's a good one. Un dito per ciascuno. Applauso anche per i Cartapesta, terzi classificati. 2019 ci siamo iniziati a beccare la sera perché eravamo tutti un po' tristi. Abbiamo iniziato a bere qualche birretta, a scrivere un paio di canzoni e poi abbiamo detto oh ci sta, cioè venivano fuori robe carine e poi abbiamo, dopo c'è stata tutta la quarantena e poi abbiamo registrato i pezzi. Noi vorremmo suonare in giro quando finirà questa pandemia. Abbiamo già un po' di pezzi da finire un pochettino, però suonare in giro, no? Sì. Ormai non sono cose nuove, ormai mi dici spesso che non va. Sognare in un mondo ideale che questo format dovrebbe essere replicato in ogni regione italiana con una bella finale nazionale. Questo è un sogno, però continuiamo a sognare. Quindi vorrei anche ringraziare lo staff di Upload perché hanno ovviamente mostrato grande passione in tutti questi anni e una grande determinazione, soprattutto in Covid siamo qui, quindi questa è la prova. Assolutamente, grazie. Den Preis hat sie abgesagt. So, herzlichen Glückwunsch. Grazie. A Bianca. Io suono da sempre praticamente, ho iniziato a scrivere canzoni più o meno quando mi destreggiavo bene sugli strumenti, perché ho sempre avuto questa tendenza insomma a dovermi esprimere attraverso il mezzo musica, diciamo. E quindi pian piano più acquisivo conoscenze, più mi incuriosivo su diversi strumenti, così ho avuto più possibilità, diciamo, di creare delle idee che avessero un senso, no?
Beh, è sicuramente un palco che ha un suo peso, cioè non sono abituata a salire su palchi del genere, infatti diciamo, rimango sempre di solito in un ambiente molto familiare, molto sportivo, no? Più amichevole. Questa è stata un'esperienza diversa che ho cercato di vivere, diciamo, con i piedi molto per terra. Da addetti ai lavori, come valuto Upload, la piattaforma di Upload? Ma una cosa è indubbia e va detta. Io sono toscano e non ce n'è tante di situazioni come quella di Upload, organizzata bene come quella di Upload e con la cura e l'attenzione che mette Upload in tutto il percorso che c'è anche di produzione all'inizio, al di là di quella che è la serata dei concerti stessi. Non è una cosa scontata, non è una cosa scontata che ci sia l'appoggio delle istituzioni che rendano possibile che Upload venga svolta nella maniera in cui venga svolta, e non è nemmeno scontato che chi si occupa in prima persona di tutto lo svolgimento della manifestazione, del concorso, del festival, come si voglia chiamare, che lo faccia con tutta questa attenzione qui. Noi collaboriamo con tante realtà, non è il primo concorso a cui mi trovo a fare da giurato, e sicuramente Upload non è quello dove torno tutte le volte. Secondo me è una cosa in crescita, che crescerà, e se riescono a tenere la qualità che stanno avendo negli ultimi anni, sicuramente troveremo un'evidenza anche nei prossimi anni, cioè una buona probabilità. Jonah sta fermo ai piedi del letto, mi riconosci o no? Ho fatto tutto quello che hai chiesto e domani partirò. E allora prendimi e... Rubami l'arte, salutami l'angelità. Siamo parte della generazione radio sanguina, dove offrono vinico come vino da tavola, dove ogni stazione ricorda un errore, chi ci sa curare la causa del male, del male. Io tampono ma non quadro. Parla, solo per ferirmi, solo per ferirmi a una. Per colpirmi, la usa per colpirmi. Mi pisce la testa, perdo lucidità. Vedo luci in città, io non fugo, si sa. Il mio cuore in bianco e nero, dimmi chi lo colorerà, chi lo ascolterà, chi lo accetterà. Io davanti alle difficoltà non mi volterò, io non scapperò. Se mi feriranno non le incolperò, ma l'affronterò, lo sguardo non lo toglierò. Calma, non... Thank you.
eyes are red, white, blue, and purple, green. Take me for a last ride. Ciao, non ci sentiamo da un po'. E non lo so se sperare che tu stia bene, che poi a pensarci bene io ho trovato altro da fare. Perché correrti dietro, beh sai, proprio non mi appartiene. Ed ero al bar e pensavo alle volte che ho atteso e a quanto sangue ho perso dalle braccia che ti ho proteso. Poi alla fine mi sono arreso e sono andato via dal bar, ho lasciato il caffè in sospeso. E poi a cercarti così non c'è più gusto. Tu hai un problema ma non sono giusto. Caffè amaro come la vita giusta. E siamo due facce della stessa medaglia. Litighiamo per la distanza e sto treno serve per accorciarla.